Ciao Nigi amici, cominciamo con i Playmobil spaziali, vi avevo già parlato di un piccolo set, oggi vediamo il più grosso, l'astronave spaziale, questa cosa spettacolare che conservo già da un po' di tempo, aspettavo il momento giusto per parlarvene. Come vedete è molto grossa, sposto un po' la telecamera per farvi vedere, la scatola è gigantesca, anche piuttosto pesante, vediamola un po' insieme. Allora, vedete qua ci sono molte fotine che illustrano l'interno, gli accessori, i personaggi e tanti dettagli. Anche in questo caso numerose immagini, guardate un po'. Addirittura qua ci fa vedere come costruivano le astronavi sulla Terra. Che forte. E come caricavano la roba prima di spedirle nello spazio. Qua abbiamo una bella scenetta di un diorama. E qui una foto più piccola e qui sotto vediamo un po' cos'altro c'è. Stessa foto. Boh. Vi saluta un piccolo creme. Allora, vediamo un po' il giocattolo. Apriamolo insieme. Dunque, questo giocattolo non è nuovo, è usato. Però dovrebbe essere tenuto bene. Allora, tiriamo fuori. Se ci riesco. Pare che abbia scelto proprio il modo più difficile per tirarlo fuori. Per aprirlo. Facciamo così. Lasciamo il cartone all'interno perché ho paura di rompere la scatola e, come immagino saprete, avere questo genere di scatole è un piacere per gli occhi. Allora, qui abbiamo un sacchettino con tutti i personaggi, tutti gli accessori. Sembra tutto piuttosto pulito, tenuto bene, la parte superiore dell'astronave. E qui abbiamo l'astronave stessa, vedete? Come dicevo, sembra relativamente pulita. Vediamo un po'. Fondamentalmente questa astronave era una specie di disco volante, ma era anche una piattaforma, perché vedete c'erano i piedini qui sotto che si aprivano molto facilmente, belli rigidi, e poi la stazione diventava una sorta di centro di ricerca, di sperimentazione, di analisi per i nostri astronauti Playmobil, per i nostri Playmospace. Ora, devo dire, io questa cosa non l'avevo da bambino, mi ricordo che qualcuno dei miei amici ce l'aveva e lo invidiavo tantissimo, perché, insomma, guardate, era una cosa strepitosa, c'erano dentro tutte queste cose, tutti questi comandi, addirittura i lettini, poi si apriva qua il portello, insomma, ci sono diverse cose, adesso le vediamo con calma insieme. Prima però tiriamo fuori tutta questa robetta. Allora, andiamo un po'. Intanto qui c'è un catalogo dell'epoca, ragazzi. Niente male. Wow, wow, wow. Qui c'era... me le ricordo queste. Queste due splendide fattorie piene di animali, piene di pezzettini, veicoli, eccetera. Poi c'era tutta quest'altra roba qua, sempre del mondo, diciamo, agricolo. Poi, ecco, questa cameretta dei bambini con i giocattoli io ce l'avevo, me lo ricordo bene. Avevo anche questa macchinina rossa. In effetti ne avevo diversi di questi set. Guardate che roba, che belli. Vabbè, c'era il mitico galeone dei pirati, questo era un altro sogno. Prima o poi, questo era il circo, mi ricordo che un mio amico ce l'aveva. C'erano altri set del circo, dello zoo. Ecco qua. E qui c'erano delle cose un po' più grassocce. Si vedevano diversi mondi composti con diversi elementi. Beh, tanta roba, raga. Vedremo ancora tanto dei Playmobil perché a me piacciono molto. Allora, qui ci sono le finestrelle, guardate. Le finestrelle dobbiamo metterle qua nell'astronavina. Dall'esterno, credo, sì. Dunque, ho provato a mettere queste finestrelle, ma vi devo dire una cosa, non c'è verso di metterle, perché guardate, se io le appoggio, cerco di incastrarle, cioè stanno su così, ma non si bloccano. Sembra quasi che siano troppo piccole per la finestra. Non so se... Immagino che dipenda dal fatto che questi piccoli perni si sono piegati nel rimuoverle, forse col tempo si sono, non lo so,
troppo indurite, hanno perso l'elasticità, non lo so. Dovrò trovare il modo di mettere ogni singola finestra, magari con una punta di colla o in qualche altra maniera, perché non c'è verso. Quindi farò la recensione senza inserire le finestrine degli oblò, queste qua. Allora, vediamo, mettiamo il resto, e chi se ne frega, pazienza. Dunque, vediamo quali altri pezzettini ci sono. Allora, abbiamo questa specie di lampada, credo, sembra una lampada. Dunque, si mette qua, qui, accanto alla porta. Ora, volendo, potevamo mettere un po' le cose come volevamo, nel senso, erano intercambiabili questi pezzettini qui. Vedete, qui c'era un piccolo radar, potevamo metterlo qua, per esempio. Guardate, allora abbiamo questo computer che può girare. Poi abbiamo un tavolino con due sedie. Ecco, vedete che le sedie hanno una specie di gancettino in modo tale che i personaggi rimangano seduti sopra, rimangano un filo incastrati, diciamo. Poi abbiamo due accessi, due porte, che dopo vediamo come funzionano. Qui abbiamo due lettini, ci sono anche dei fori per inserire degli accessori, immagino. Poi qui abbiamo sicuramente la zona più interessante. Queste cose a me piacevano tantissimo da bambino, immagino anche a voi. Bottoni, schermi, radar, computer, eccetera. Guardate che belli. Anche qui c'è un sedile. Poi qui abbiamo quella che credo essere una sorta di postazioni per le analisi geologiche. Abbiamo questa specie di accessorio dove mettere, immagino, dei campioni di roccia e queste tazzine. Ora, non so se fosse una sorta di cucinotto oppure tutte e due le cose. Vediamo se la scatola ci dà qualche indizio a riguardo. Dunque, qua sembra che il tizio prenda un caffè. Quest'altro dorme. No, direi, non è molto chiaro, non si capisce. Forse questa zona qui è quella per le analisi e questa è semplicemente un'area per bersi un caffè. Via, un caffè spaziale. Poi guardate, qui appunto avevamo delle lucine, tipo sirene, e questi che sembrano essere dei cannoni, forse, o magari sono dei reattori direzionali, non saprei, direi. Dobbiamo un po' immaginarlo noi. Questo era il simbolo dei Playmo Space. Ci sono diversi adesivi sparsi per tutta l'astronave, guardate che carini. E poi le porte. Queste mi piacevano tantissimo quando ero bambino, perché si aprivano, mostravano una scaletta e poi non era finita, non era una semplice porta che si apriva, c'era la vetrata, guardate che forte. Questa vetrata mobile. Mamma mia, è un po' dura, anche in questo caso la plastica direi che si è smerdata. Si apre a fatica, cioè questa in qualche modo questa si è allargata, le altre si sono ristrette. Vabbè, vediamo l'altra se funziona meglio. Sono giocatori vecchi, cioè qui parliamo di roba che c'ha più di 40 anni. Ok, questa si apre un po' meglio, direi che è la nostra porta funzionante, quella che useremo per giocare. Questo, come detto, potevamo metterlo un po' come volevamo. Mamma, che paura di romperlo, aspettate. Ecco, questa invece era la parte superiore della navicella, poteva essere appoggiata in questo modo per chiudere il nostro centro di comando e quindi rendere le cose più credibili. Sopra ci potevamo mettere questo radar qui. Ecco fatto. Guardate che bello, può anche girare, tutto bello cromato. In questo modo qua avevamo la nostra astronave, potevamo chiudere queste cose qui sotto e farla volare. Vediamo un po' come vola. Pronti per la partenza? E l'atterraggio. Station Playmo Space, me recevez-vous? Navette Playmobil, j'écoute. Les Playmobil découvrent l'espace. Dunque, gli omini li abbiamo già un po' visti insieme, eh? Vedete, sono esattamente quelli che vi ho fatto vedere già, solo che questo è rosso, questo è giallo e questo qua è uguale, più o meno uguale, se sì, questo è uguale a quello che vi ho già fatto vedere, tutto bianco. Ora, questi non sono i suoi piedi originali, queste scarpe dovrebbero essere gialle, quindi dovrò procurarmele, ma vabbè,
facciamo finta che vada bene. Vedete che hanno una specie di primo elmo trasparente su cui poi mettiamo il secondo elmo. Voilà, il casco. Non è un elmo, è un casco, scusate. Anche qui stessa cosa. Ecco fatto, ora li ho messi un po' meglio. Poi ci sono questi due, come dicevo. Ora, non so francamente quale fosse la differenza tra un astronauta e l'altro. Ecco, vedi qua. Questo è l'equipaggio dell'astronave. E qui l'astronave. Vediamo un po' come stanno, se ne mettiamo qualcuno in giro. Questo magari sulla scaletta. Ne mettiamo uno dentro. Li vogliamo vedere un po' al lavoro? Vediamo un po' cosa fanno, cosa combinano. Allora, vedete, ho messo un omino al computer. Tenete presente che per giocare all'interno dovete rimuovere i capelli, togliere l'armatura, togliere gli scarponi, che sono... questi scarponi merdosi sono davvero difficili da togliere. Si rischia sempre di rompere il perno qui. Magari una riscaldata col phon e Playmobil prima di fare queste cose, prima di giocarci, forse può esservi d'aiuto, non lo so. Ecco, gli spazi sono un po' angusti, quindi ci vogliono le solite manine da bambino per infilare bene i personaggi e metterli in posizione. Quest'altro invece è pigro e se ne va a dormire con tutta l'armatura. Ecco qua. E con questo terminato. Ragazzi, questa era la splendida astronave gigante dei Playmo Space, il centro di comando, disco volante, come volete chiamarlo. Un giocattolo veramente strepitoso, bellissimo, una roba stupenda. Mi ricordo che io me lo sognavo e tanto da bambino, lo invidiavo tantissimo a chi dei miei amici lo possedeva. Davvero un gran giocattolo, non facile da trovare in queste condizioni con la scatola. Io ho fatto un po' fatica, sono sincero. Poi come vedete comunque ha dei piccoli difetti. Comunque merita davvero tanto, è un grande grande giocattolo. Alla prossima recensione, ciao!